In questo periodo di magra, più di una software house ha pensato di stuzzicare i giocatori che hanno compiuto il salto generazionale, riproponendo in versione next gen i titoli di punta della propria lineup. Dopo Tomb Raider Definitive Edition è adesso il turno di Rayman Legends. Se lo scorso agosto non vi siete fatti convincere dal ritorno della melanzana di Michael Ancel, potete cedere adesso. Troverete, indipendentemente dalla piattaforma di destinazione, uno dei più creativi esponenti del genere. Un titolo riuscitissimo, con carattere, valorizzato da un level design meraviglioso e da uno stile artistico sempre sopra le righe. Rayman Legends ci catapulta in uno strano medioevo in cui coesistono draghi sputafuoco e giganteschi esseri robotici, maniere infestate di trappole e scoppiettanti feste messicane. È difficile descrivere le emozioni dell'incontro con lo stravagante mondo costruito dagli eclettici artisti di Ubisoft. È come una divertita meraviglia, in cui l'ammirazione per la pienezza del tratto lascia il posto ad un entusiasmo quasi infantile per il look di improbabili creature e per le trovate inattese del level design. Uno dei pilastri che sostiene la produzione, insomma, è proprio lo stile energico con cui sono caratterizzati gli stage. La versione next gen ha permesso al team di sviluppo di utilizzare texture non compresse, e soprattutto sui televisori ad ampia diagonale, questo dettaglio si riflette in una maggiore nitidezza dei colori e dei dettagli. Le differenze spiccatamente grafiche finiscono qui, dal momento che anche sugli hardware di vecchia generazione il gioco girava a 1080p nativi e 60 frame per secondo. Forse si può mettere in conto una consistente riduzione dei tempi di caricamento, ma nel complesso l'edizione PS4 e Xbox One non si distanzia troppo da quella all gen. Legends recupera integralmente anche il gameplay del predecessore. Rayman salta, plana delicatamente, mena cazzotti a terra e in aria, ma soprattutto corre. Schiacciare il trigger destro mette il protagonista sull'attenti e lo fa schizzare come un razzo. Così si allungano le traiettorie dei salti, si eseguono colpi rotanti e addirittura ci si trova a correre sui muri e persino a testa in giù. Chi ha giocato a Rayman Origins sa bene che quello della corsa era un elemento distintivo della produzione che andava ad influenzare in maniera consistente il gameplay. E per fortuna, in Rayman Legends le cose non sono cambiate. Anche in questo secondo capitolo della rinascita della melanzana, insomma, troviamo lo stesso amore per la velocità ed il ritmo, declinato attraverso una quantità di livelli letteralmente stratosferica. Il numero di stage è impressionante e dal punto di vista del level design, Rayman Legends ha un titolo davvero inesauribile, che riesce a far convivere immaginari diversissimi e soprattutto iconografie rarissime nel mondo del platform. Se la difficoltà nel completare i livelli è sempre smussata dal fatto che manchi sostanzialmente il game over e che gli stage siano suddivisi in vari checkpoint, per portare a termine Rayman Legends si dovrà sudare parecchio. Per sbloccare i quadri avanzati servono i teen, che sono ben nascosti nei livelli e nelle stanze segrete. Anche queste rappresentano altre trovate eccezionali, a metà fra prove d'abilità e piccoli puzzle, condiscono opportunamente la progressione. Ed il crescendo di Rayman Legends non finisce qui, gli scontri con i boss sono ispiratissimi, memorabili e ben strutturati. Ma forse è con gli stage musicali che Ubisoft si è superata. È anche grazie a questi livelli che Legends rivendica un carattere tutto suo. Le ore passate in compagnia di Rayman, insomma, si moltiplicano in fretta e la caccia ai teen diventa ben presto compulsiva. La versione next gen di Rayman Legends non è una riedizione, un remake pensato per tirare fuori il meglio dei nuovi hardware Sony e Microsoft. Si tratta più semplicemente dello stesso titolo uscito 6 mesi fa, che oggi può essere giocato su altre 2 console. Se non avete ancora avuto il piacere di scoprire il nuovo corso del platform Ubisoft, il consiglio è oggi quello di allora, fatelo vostro senza remore. Scoprirete un universo onirico, un immaginario sfaccettato e multicolore, ma anche dal level design incredibile. Fra momenti di sincera nostalgia platformica, reminiscenza dell'epoca 16-bit e le tinte acquerello di un look eccezionale, l'ultima creazione di Michael Ancel resterà nei cuori di chiunque voglia affacciarsi sull'incredibile mondo di Rayman.